Professore, lei è nato come scultore? Sì, ho frequentato la scultura, l'Accademia, anche all'Istituto Superiore per l'Industria Artistica a Monza con Marino Marini. Però la pittura l'ho sempre praticata per conto mio, senza frequentare una sezione in una scuola, diciamo. Nel 1947 viene fondato a Napoli questo Gruppo Sud, sì, a cui lei aderisce, mi pare, l'anno dopo, nel 1948. Sì. Mi vuole raccontare di questo Prunas, di quel periodo proprio? Prunas era un letterato e quindi frequentava e stava insieme al letterato, poco con gli artisti. E il Gruppo Sud era poco documentato sulla rivista che facevano i letterati, però c'era un'affinità, soltanto che dopo alcuni anni io, De Fusco e Tattafiore Venditti notammo i limiti di questo gruppo per la posizione che aveva e allora fondammo il Gruppo Napoletano Arte Concreta nel 1950, dove usammo la geometria, l'astrattismo geometrico, che allora era un linguaggio internazionale. Invece col Gruppo Sud erano figurativi, attardati ancora nel realismo socialista, a noi non andava più. Quindi 1950, Gruppo Napoletano Arte Concreta. Sì, la denominazione però del Gruppo Napoletano avvenne nel 52. All'inizio le mostre che facevamo, come quella al Bruno di Prussia nel 51-52, era denominata arte astratta. 1954, la storia rende conto del fatto che voi aderite al MAC. Sì, nel 54 fu fatta la mostra del gruppo alla Galleria Medea e in quell'occasione fu pubblicato il manifesto del Gruppo Napoletano, compilato da De Fusco. E questo gruppo fu notato dal MAC milanese, dall'Art Club di Roma e ci invitarono a partecipare a tutte le mostre nazionali e anche internazionali che loro organizzavano. Una delle tracce, diciamo, importanti della sua arte è riconosciuta in un certo dinamismo. Sì. In quel periodo, questo era un dinamismo che era riconducibile in qualche modo al futurismo, all'esperienza futurista, o a che altro movimento? Ma nel modo inconscio, ma non è che mi proponeva di agganciarmi al futurismo. Veniva spontaneo, diciamo, è una delle caratteristiche mie, che però è durato un certo periodo, non sempre è stato così. Quali erano in quel momento i suoi riferimenti artistici? L'astrattismo in genere con i maestri dell'astrattismo dei primi del Novecento, Kandinsky, Klee e Mondrian, il gruppo neoplastico olandese e poi anche i costruttivisti russi. Professore, l'atteggiamento della critica, in un primo momento Paolo Ricci sembrava appoggiare questi giovani artisti. Poi nel 52 stroncatura e quindi sì, adesione da parte sua al neorealismo. Che stava succedendo? Paolo Ricci ci bollò in un articolo denominato Astrattismo alla pizzaiola, perché lui era per la linea del Partito Comunista, fa dalla realtà il realismo socialista, diciamo. E condannava tutta l'avanguardia, scrisse un lungo articolo, non mi ricordo su quale giornale, contro il costruttivismo russo. Quindi la sua posizione era molto diversa dalla nostra. E questa era la posizione generale della critica o c'erano? No, solo Barbieri, che scriveva sul Mattino, era favorevole alla nostra attività.
Invece altri critici come Schettini, Gerace erano ostili e quindi ci bollavano nei loro articoli. Lei poi all'inizio degli anni 50, per interessamento di Luigi Castellano, decorò due bar in Piazza Dante. Sì, sì, sì. E quindi diciamo in quel momento nasce la sua capacità di lavorare anche su media diversi, in situazioni diverse. Sì, sì. È un bar a Piazza Dante proprio a fianco dell'entrata di Piazza Municipio. È durato vari anni questo rilievo a colori e sporgente, con sagoma sporgente, sempre astratto. Poi il bar ha chiuso e è andato tutto distrutto. Conserva però un piccolo bozzetto di questo plastico, diciamo. Poi un altro fu realizzato in un bar a Piazza Tanta, appena scendendo da Portalba sul lato destro. Anche questo poi fallì e andato distrutto anche questo. Lei in quegli anni realizzava anche delle stampe su tessuto, le famose gomme. Sì, fatte a mano però. Fatte a mano. Io, Venditti e Tatafiore dipingemmo varie gonne, una cinquantina di gonne su con colori particolari su gonne femminili. Qual era il suo rapporto con la nascente neo-avanguardia napoletana? Era buono, anche se i nucleari napoletani venuti dopo di noi, sì, dopo un paio d'anni dopo di noi, formata da Colucci, Biasi, Persico, Palumbo e qualche altro, polemizzavano con noi, astrattisti geometrici. Però quando facevano delle mostre collettive spesso invitavano anche noi. La situazione degli anni 50, lei la trova più viva di quella attuale nell'arte campana, nell'arte napoletana? Senz'altro, senz'altro, perché fu un periodo di rottura, di battaglie e in quegli anni è nata l'avanguardia napoletana. Ora i giovani si rifanno quasi a tutto quello che fanno all'estero. Un carattere tipicamente napoletano ora non lo vedo da parte dei giovani. In quel momento si doveva anche lottare contro, diciamo, un po' il provincialismo della cultura napoletana. Ah, certo, certo. C'erano polemiche sia all'inaugurazione delle mostre sia sui giornali. Dicevano che facevamo delle cose pazzesche, incomprensibili, insomma, era proprio l'abbandono di un modo tradizionale di fare pittura e inaugurando uno nuovo, quindi un periodo di rottura, però di entusiasmo, perché si affermava un nuovo modo di vedere che a Napoli era totalmente sconosciuto, diciamo. I galleristi che in quel momento vi appoggiavano a Napoli? Solo due gallerie, Blu di Prussia e la Medea. Le altre facevano tutti figurativi, paesaggi, eccetera. Qual è stato lo sviluppo della sua ricerca? Io dopo l'astrazione geometrica mi stancai e abbandonai il progetto rigoroso e la geometria e iniziai una pittura materica informale, però non era informale come altri facevano allora, cioè dove il caso prevaleva. Io progettavo lo stesso, però c'erano elementi inediti, nuovi, imprevedibili, che si verificavano durante l'esecuzione tecnica proprio. Allora in quel caso utilizzavo gli elementi validi ed eliminavo quelli
che non andarono bene col contesto del quadro, diciamo. E c'era la materia, la terza dimensione, introduceva ciottoli, conchiglie, pietra lavica, e quindi erano lavori prevalentemente materici. Il disegno, c'era una maggiore spontaneità e velocità, però anche lì controllavo durante l'esecuzione. Poi è venuto il periodo neodada, con gli oggetti meccanici. Quindi prima con la pittura materica inserivo elementi naturali, ciottolo, conchigli, granseole. Con questo nuovo periodo inserivo oggetti industriali, frammenti di macchine, di motori, ed erano un simbolo della civiltà industriale. E per 3 anni ho lavorato in questo senso. Abbandonai il periodo neodada e ritornai alla geometria, però in un modo più rigoroso ed essenziale, cioè il neocostruttivismo, dove l'elemento prevalente era il progetto, quindi l'idea e la creatività era nel progetto, per cui il lavoro poteva essere eseguito anche da una carpenteria, da un fabbro, un falegname, perché era una tecnica fredda. La creatività era nella progettazione. Poi, a un certo punto, anche senza esserne consapevole, è venuto un nuovo periodo che è l'attuale, che è un po' la sintesi di tutti i miei periodi, cioè un'astrazione organica, dove i lavori sono astratti, però c'è il progetto, ma c'è anche l'improvvisazione, la casualità, la valorizzazione di questi elementi che si presentano durante l'esecuzione. E quindi in questo periodo ci sono immagini che evocano la realtà, la natura, e spesso io faccio domande agli osservatori e trovo vari riferimenti, anche se sono astratti. La sperimentazione è fondamentale nella ricerca artistica. Sì. Bisogna, come dire, indagarci i materiali. Che cosa rendono i materiali sperimentando e avere delle idee. Le idee poi a contatto con i materiali si modificano di continuo. È un gioco continuo tra idee e materiali. Una nuova tecnica io l'ho fatto con i fotogrammi, un'attività che è poco considerata in Italia. Ho iniziato a fare fotogrammi astratti nel 1954, l'ho continuata poi in vari periodi, e c'è anche una monografia sui miei fotogrammi. E quindi il fotogramma non è una foto, la macchina fotografica non c'entra, e si fa con la carta sensibile sotto l'ingranditore. E lì bisogna comporre delle immagini usando vari materiali, progettando e usando questi materiali, e esce l'immagine. Poi nell'acido, e nel caso mio ho fatto quasi sempre fotogrammi astratti. In Italia siamo, non so se 2 o 3 a fare queste cose. Uno dei pionieri in Italia del fotogramma era Veronesi. All'estero ce ne sono stati altri, che Molinaggi la faceva nella Bauhaus, e poi Alto Schad, tedesco, qualche altro. Lei che cosa deve alla sua città, Napoli? Ah, molto, perché sia nel periodo materico che ancora oggi io uso sabbia, pietre laviche del Vesuvio,
quindi elementi della terra locale, poi a parte la luce, i colori del meridione, quindi l'ambiente penetra in noi e non possiamo scegliere. L'importante è non fare il descrittivo, creare attraverso questi influssi digeriti e rinnovati attraverso immagini. Com'è che questa città non riconosce i propri talenti? Perché è preda del mercato e dell'esterofilia. Il mercato conta più della qualità delle opere, degli artisti, e quindi si sono buttati lì e sono preda anche dell'esterofilia. Spesso viene da fuori anche delle cose di nessun valore. Se dovesse definire se stesso, come si definirebbe? Mi definirei come uno sperimentatore che trova in ogni quadro trova una conclusione, però per me è sempre un punto di partenza e ogni quadro deve avere un'idea particolare, perciò sono quadri l'uno diverso dall'altro, però il legame permane lo stesso tra i vari periodi e anche tra quadro e quadro, perché si vedono che partono dalla stessa mente, anche se hanno forme, colori e soluzioni diverse.